Ormai è quasi Natale e, come io spero sia per la maggior parte di voi, ci sono i regali da fare. E quale regalo migliore di un libro? Almeno per quanto mi riguarda, un libro è sempre un regalo molto 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 gradito. A maggior ragione se è un regalo ponderato. Non so se vi è mai capitato di andare in libreria, o peggio ancora scrollare su Amazon, quindi c'è ancora meno feeling, c'è ancora meno possibilità di check in un certo senso, e scegliere una cosa a caso pensando che potrebbe essere una cosa che piacerebbe a Elena, una cosa del genere. Ecco, dei libri ben ponderati sono un regalo migliore, quindi oggi ve ne porto, non mi ricordo neanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7, totalmente a casaccio, cioè non sono ordinati in un ordine preciso, tra cui anche uno per bambini, che sarà l'ultimo se dovete regalare qualcosa ai figli o se volete acquistare qualcosa da leggere ai figli, diciamo, dai 4 anni agli 8 anni. E naturalmente non si tratta di libri a tema natalizio, perché che prugne, ragazzi, perché YouTube bisogna essere politically correct in tutto. No, dei bei libri, non per forza dei libri a tema Natale. Quindi procediamo, senza ulteriori indugio. Primo libro incriminato, Il castello errante di Howl, che probabilmente la maggior parte di voi conoscerà grazie all'omonimo anime dello studio Ghibli. Io non avevo la più pallida idea che si trattasse di un anime tratto da un libro, e invece lo è, e vi dirò di più: è un libro molto simpatico, molto allegro, molto divertente, che si legge veramente come una sorsata d'acqua fresca e che, se avete visto l'anime, vi chiarirà un sacco di punti oscuri, perché inevitabilmente il film d'animazione è un estratto, no, ritagliato di quello che comunque è un romanzo di più di 200 pagine. E alcune cose sono ovviamente delle scelte del regista, alcune cose sono gli adattamenti, alcune cose sono state tagliate. Qua invece c'è tutto, ed è il primo di una trilogia, tra l'altro, vi dirò, l'ho apprezzato molto. Quindi se voleste leggere un fantasy simpatico, carino, di cui probabilmente avete visto anche l'anime, Il castello errante di Howl. Cambiando totalmente genere, totalmente mood, totalmente tutto quanto, andiamo sul distopico post-apocalittico, perché questo è sia distopico che post-apocalittico, ovvero Vool di Hugh Howey, che è il primo di una trilogia. Io ho letto anche il secondo molto dopo aver letto il primo, e non è affatto male nemmeno il secondo, anche se ovviamente il primo è sempre il primo. Sebbene non sia magari un romanzo eccelso, scritto in una maniera divina, è un romanzo molto intrigante, indubbiamente per la storia, per i personaggi, per l'ambientazione piuttosto originale e per il tema che comunque è caro a molti. A me personalmente la distopia e il post-apocalittico sono due generi letterari che mi piacciono molto, ma che non è così facile trovare ben scritti. Ecco, questo è sufficientemente ben scritto da poter dire vale la pena di leggerlo. E l'ambientazione dei Silo, dopo una misteriosa apocalisse che ha distrutto ogni forma di vita sulla superficie, che verrà poi chiarita nei romanzi successivi, dovete avere la pazienza di leggerli tutti, e è veramente veramente intrigante. Sicuramente qua là ci sono delle assurdità un po' cinematografiche, ma dobbiamo anche farci una ragione del fatto che Hollywood abbia fortemente influenzato anche diverse recenti generazioni di scrittori che hanno cominciato a scrivere, chi in parte, chi totalmente, come se si vedesse una pellicola anziché leggere un libro, cosa che non è semplice e spesso ha dei risultati. E invece Vool va bene. Naturalmente vi ricordo che tutti questi libri li potete trovare qua sotto, linkati, Feltrinelli, IBS, Mondadori, Amazon, se avete urgenza e vi conviene sbrigarvi, perché poi lo sapete cosa succede con l'intasamento degli acquisti. E non dimenticatevi che qua sotto c'è anche il mio Linktree, dove potete comprare, tra le altre cose, i miei romanzi. Sarebbero degli eccellenti regali di Natale, purtroppo disponibili però soltanto in formato digitale. Terzo, di nuovo una cosa completamente diversa, Fight Club di Chuck Palahniuk. O Chuck Palahniuk, gliel'ho sentito pronunciare da lui, mi pare che sia Chuck Palahniuk. Fight Club, di nuovo, romanzo che ha ispirato un eccellente film, di cui io non sapevo ci fosse il romanzo, ma così è, ed è un libro
eccellente, scritto tra l'altro in una maniera molto peculiare, il gonzo, cosa che ho scoperto sul gruppo Telegram grazie a Fabrizio, venite a trovarmi sul gruppo Telegram. Veramente un romanzo molto particolare, molto coinvolgente, con un ritmo serratissimo, uno stile di scrittura del tutto particolare, e devo dire il film è piuttosto fedele al romanzo, quindi se vi è piaciuto il romanzo sicuramente fa per voi. Certo, c'è un po' quell'effetto di manca la sorpresa perché ho visto il film, però è qualcosa che comunque vale la pena di leggere, soprattutto se vi piacciono gli psicopatici, le botte, il terrorismo e i gruppi militari organizzati. Di nuovo una svolta radicale, il seggio vacante della Rowling. Man mano che parlo dei romanzi, vi linko qua sopra, se l'ho già recensito, la scheda della recensione sul mio canale se voleste approfondire il singolo libro. La Rowling, dopo essere diventata, uber famosissima, grazie ovviamente alla saga di Harry Potter, come sapete ha scritto varie cose, tra cui L'Ichabod, Il maialino di Natale, Cormoran Strike, la serie, e tante altre belle cose, più o meno belle, ne ho parlato qua sul canale. Ma ha scritto tra le varie, secondo me, il più valido di tutti, che non fa parte del mondo di Harry Potter, è proprio questo. Il seggio vacante, che è uno spaccato sul mondo inglese, sul mondo delle cittadine inglesi, che sono un po' come il mondo delle cittadine americane che vediamo nei film, che siamo abituati a vedere al cinema, con questa comunità piccola, verde, fiori, tutti si conoscono, ci sono i piccoli intrighi, le cose familiari, sono fondamentalmente tutti bianchi, no, sassoni e così via, e hanno tutte le loro cose. È molto interessante perché non soltanto dà uno spaccato secondo me molto realistico con dei personaggi estremamente credibili, ma al tempo stesso porta anche tutta una serie di temi, tra cui il disagio giovanile, il problema delle gravidanze in periodo adolescenziale, della tossicodipendenza, dei centri per la disintossicazione, delle piccole beghe politiche locali e un sacco di altre cose. È veramente un romanzo notevole che mi ha dato la certezza che, nonostante Il maialino di Natale, L'Ichabod non mi abbiano esaltato e Cormoran Strike sia una cosa secondo me mediocre, tutto sommato la Rowling, se ci si mette, sa scrivere, e questo appunto è un buon romanzo. Proseguiamo, siamo passati, no, dal distopico al fantasy, al romanzo d'attualità, a Fight Club, che non so nemmeno come definirlo, gonzo, basta. Fantascienza. Allora, io questo romanzo l'ho già consigliato più di una volta, in realtà, Ubik di Philip K. Dick, ma mi sento di consigliarlo di nuovo perché in questo speciale consigli acquisti per Natale ho voluto portare solo libri che mi sono piaciuti molto, cioè tutti i libri comunque da 4 stelle su 5 e che sono tutti leggibilissimi e che soprattutto, benché appartenenti a generi diversi, siano più o meno alla portata di tutti, no? Non è una cosa tipo il cyberpunk di Gibson, che è una roba che è uno schiaffo in faccia a chiunque non abbia mai letto il genere o l'autore. No, sono tutte cose più che leggibili. Ubik di Philip K. Dick, secondo me, si erge leggermente al di sopra La svastica sul sole e Ma gli androidi sognano pecore elettriche, che per me sono i due grandi romanzi di Dick, in particolare Ma gli androidi sognano pecore elettriche, da cui è stato tratto tra l'altro Blade Runner, almeno fortemente ispirato. Ma Ubik secondo me ha una marcia in più, ha quel qualcosina di extra paranormale e al contempo onirico e al contempo scritto in quello stesso modo assurdo di Dick. Se avete letto qualcos'altro di suo capirete che cosa intendo, perché ha questo modo di scrivere delle cose che sono disumane certe volte, con uno stile tranquillo in cui i personaggi tutto sommato si fanno portare dall'onda. Molto particolare, Ubik è davvero, probabilmente, di tutti i suoi che ho letto, non li ho letti tutti, ma ne ho letti una quantità ragguardevole, il suo miglior romanzo. È fantascienza, ma non la fantascienza delle astronavi, raggi laser, pianeti e tutto, ma è una fantascienza diversa, ambientata sulla Terra, che più che altro si concentra su che cosa succederebbe se nel mondo esistesse questa particolare tecnologia alternativa o succedesse questa particolare cosa. Per esempio, nella svastica sul sole, che è un'ucronia, la domanda su cui si basa tutto il libro è: che cosa succederebbe, o che cosa sarebbe successo in questo caso, se la Germania e il Giappone di conseguenza avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale. In questo caso la domanda è: che cosa succederebbe se l'umanità scoprisse un modo di prolungare in maniera indefinita, attraverso una sorta di criogenia, la vita delle persone, dando modo anche a generazioni successive di avere dei brevi contatti con i loro antenati. E poi ne viene fuori una cosa delirante. Ubik, bello.
Siamo verso il finale, ne mancano soltanto due. Siete appassionati di viaggi, di avventure, di diarie, di cronache, di eventi ed esplorazioni reali, di uomini forti che esplorano i limiti del mondo e si spingono al limite appunto della loro umanità, allora non possono consigliarvi i diari antartici. Scott Shackleton e Wilson, lo devo sempre leggere Wilson perché è quello un po' meno importante all'interno del libro. Questo non è un romanzo, è una raccolta di diari, di taccuini di viaggio di tre diverse spedizioni avvenute l'una dopo l'altra in Antartide. Due il cui scopo era appunto la conquista del Polo Sud, cioè arrivare proprio al Polo Sud geografico, al punto zero, e l'altra è un'esplorazione invece per studiare i pinguini reali, se non sbaglio, che vivono in quella zona lì. Quindi quella dei pinguini reali è venuta in estate, perché bisognava andare nella stagione in cui i pinguini ci sono, e le altre due in inverno, perché ricordatevi che nell'emisfero meridionale le stagioni sono ribaltate, quindi l'inverno lì è la stagione più calda in cui c'è il sole, di fatto. Quindi questi uomini incredibili inglesi corrono contro il tempo, contro la Norvegia di Amundsen o Amundsen, non so bene dove sia l'accento nel norvegese, per conquistare il Polo Sud, e affrontano una serie di peripezie, di pericoli, di privazioni fisiche, di prove anche psicologiche, la fame, la fatica, la cecità da neve, il freddo, i cani che muoiono, gli incidenti, gli imprevisti tecnici e tutto quello che volete, per spingersi laddove nessun uomo è mai stato, non perlomeno da quando il Polo Sud, l'Antartide, è coperta dai ghiacci perenni. La cosa più sconvolgente di questo libro è che tutto ciò che viene narrato è reale ed è realmente accaduto, quindi ve lo consiglio assolutissimamente. E per finire, come promesso, un libro per bambini, un romanzo per bambini, ovvero James. Qui ci sarà tutto il verde che salta per colpa del green screen. James e la pesca gigante. Ah, di Roald Dahl ci sono veramente tante opere in circolazione adesso. Alcune sono molto belle, come può essere per esempio il GGG, il primo La fabbrica del cioccolato, non il secondo L'ascensore di cristallo, che è una roba un po' indecente, Le streghe, Danny, Campione del mondo. Tra questi c'è James e la pesca gigante. Tra l'altro è stato fonte di ispirazione per un film di animazione in stop motion, se non sbaglio, diretto da Henry Selick. Google, che ha tutte le risposte, mi ha confermato che si tratta di Henry Selick, ed è molto simpatico perché ha al contempo le cose belle e le cose truci di Roald Dahl, che benché sia mediamente molto ottimista, abbia una predisposizione comunque ottimistica, le sue storie finiscono bene, i personaggi sono personaggi positivi e così via, ha spesso un lato oscuro, no? La fabbrica del cioccolato il protagonista è povero, affamato, denutrito addirittura, vive in condizioni estreme e ha a che fare poi con gli altri vincitori del biglietto d'oro, che sono tutti dei casi estremi di tutti i peggiori difetti che ci possono essere nei bambini. O nel GGG la protagonista è un'orfana e gli altri giganti sono mangiatori d'uomini, cioè ci sono sempre delle streghe, poi è particolarmente trucido, e in questo caso non fa eccezione, perché il nostro James è orfano, vive con delle zie che lo maltrattano terribilmente, lo picchiano, non gli danno da mangiare, lo fanno lavorare, insomma è tutto molto brutto, ma fa questo incredibile viaggio con questa pesca gigante in compagnia della compagnia più bizzarra che si possa immaginare, ovvero gli abitanti del giardino, ovvero gli insetti, no? La coccinella, la cavalletta, il ragno, la lucciola e così via, che sono diventati a dimensione, a grandezza umana, così come la pesca è diventata gigante, come si evince dal titolo. Il film in stop motion è carino, ma nonostante l'impegno non è assolutamente all'altezza e non rispecchia quello che è il mood, l'umore del libro, che vi consiglio decisamente perché al di là delle prime pagine di maltrattamenti, per il resto è un incredibile viaggio nella magia, nell'amicizia e nella bizzarria. E detto questo, signori, io penso sinceramente che 7 libri siano sufficienti, anche perché la media delle persone
non legge più di 4-5 libri all'anno, quindi vi ho già dato 7 scelte di 7 generi diversi per 7 tipi di persone decisamente diverse tra loro, tutti straconsigliatissimi, tutti molto belli, tutti leggibilissimi. Quindi accontentatevi, perché non ho voglia di pensarne altri, che poi divento scontato, perché di anno in anno uno può leggere quanto vuole, ma poi c'è sempre qualche libro che è più potente degli altri, che ti rimane sempre nel cuore, quindi alla fine finisci sempre per consigliare gli stessi titoli. Credo di essermi un pochino distaccato da questo, spero di avervi dato dei consigli utili, e per il resto vi ricordo che qua sotto c'è tutto quello che vi può servire per acquistare i romanzi, per venirmi a trovare, per vedere i miei romanzi, per parlare con me, per seguirmi, tutto quello che vi pare. Mettete un mi piace, iscrivetevi, condividete questo video, tutto è utile per un canale piccolo come il mio per crescere. Se apprezzate i contenuti vuol dire che pensate meriti di crescere, quindi datemi una mano, che tra l'altro è gratis e richiede pochissimi secondi di impegno. Detto questo, auguri a tutti e noi ci vediamo prestissimo il lunedì su questo canale con un nuovo video alle 15 puntuali.